La tecnologia con cui è fatto un film è un qualcosa di abbastanza semplice da capire. È un'immagine in due dimensioni messa a fuoco su un pezzo di pellicola, in modo da creare una fotografia. Ma il video, e con questo intendo immagini elettroniche in movimento, è un qualcosa di completamente diverso e nel corso della sua storia ha subito un'immensa evoluzione. Questo video è sponsorizzato da BH Photo Video, il che è fantastico perché è lì che prendo la maggior parte delle mie attrezzature, ma ve ne parlerò più tardi, perché ora andremo a San Francisco. Adesso andremo a parlare con un tizio che ne sa abbastanza di attrezzature video e ci darà alcuni consigli. Richard, nice to meet you. Nice to meet you, Derek. Come on in. Okay. So welcome to Lab Guy's World. It's a cool spot you got here. Thank you. Il problema fondamentale del video è quello di catturare la luce in un'immagine bidimensionale trasformandola in un segnale elettrico. Ma com'è possibile farlo? La soluzione venne studiata la prima volta per realizzare un fax. Potete crederci o no, ma fu inventata nel 1843 da Alexander Bain, un costruttore di orologi. La sua invenzione prevedeva un trasmettitore e un ricevitore, che avevano entrambi un pendolo, e il pendolo era sincronizzato. Quello che accadeva era che nel trasmettitore veniva applicato un foglio di metallo con una scritta fatta con dell'inchiostro non conduttivo. In questo modo, la puntina del trasmettitore, una puntina elettrificata, passando sul foglio, chiudeva il circuito solo quando toccava il metallo. E la corrente così ricavata poteva essere mandata al ricevitore, dove il foglio di carta era trattato con una sostanza chimica che diventava nera se attraversata dalla corrente. Ora, Alexander Bain riuscì a trasmettere solo immagini statiche, ma secondo alcuni potrebbe essere il vero padre della televisione, perché ha inventato la scansione, ovvero questa idea di muoversi avanti e indietro attraverso un'immagine dividendola in linee. Ma per fare immagine in movimento bisogna che la scansione sia più veloce. Quindi dobbiamo fare un salto fino al 1884, dove un 23enne tedesco, studente universitario di nome Paul Nipkow, brevettò quello che fu chiamato disco di Nipkow, che in pratica è un grande disco con dei fori distribuiti a spirale sulla superficie. The inner pinholes do the scanning. And if I go fast enough, you can see the scanning. Funziona mettendo una luce dietro al disco di Nipkow, in modo che i punti luminosi che scansionano il soggetto, come una persona, riflettono la luce della persona che viene ripresa da un sensore luminoso. Questo crea un segnale elettrico che può essere trasmesso a distanza o ricevitore. Il ricevitore, in questo modo, usa il segnale elettrico per modulare l'intensità del segnale luminoso posto di fronte a un altro disco di Nipkow sincronizzato, che ricrea l'immagine di partenza, beh, più o meno. So it was just barely at the limits of the ability to make a viewable picture, and it was actually broadcast for a couple of years in Britain. And in America and other countries did experimental broadcasts using this technique. Questa è stata probabilmente la prima immagine trasmessa in televisione ed è stata trasmessa per alcune ore al giorno per parecchi anni. Gli ingegneri all'epoca la usavano per migliorare la qualità della trasmissione. What it proved was that this wasn't the way to do it. Dal 1939 le televisioni meccaniche furono eliminate quasi del tutto e furono rimpiazzate dalle televisioni elettriche. Più precisamente dal tubo catodico, un tubo sottovuoto con un cannone elettronico sul retro. Il tubo catodico sparava un fascio di elettroni su uno schermo ricoperto da una sostanza che si illuminava una volta colpita dall'elettrone, il fosforo. E usando un campo magnetico, questo fascio creava una scansione attraverso lo schermo, dall'alto al basso, da sinistra a destra. Per variare l'intensità luminosa bastava variare il voltaggio dell'elettrodo in modo da determinare quanti elettroni potessero essere sparati contemporaneamente per colpire lo schermo. Con un sacco di elettroni si ottiene un punto più luminoso, al contrario punti meno luminosi, e in questo modo si crea l'immagine in bianco e nero. Se siete curiosi di sapere come viene fuori il colore, beh, ci sono un sacco di sistemi utilizzati prima di arrivare al pixel verde, rosso e blu, come questa ruota colori. I named the project Goldmark 1 in honor of Dr. Goldmark. The television part is a standard black and white picture tube.
Può mostrare fino a 24 immagini al secondo, ma ogni immagine richiede 6 scansioni, blu, verde, rosso, blu, verde, rosso. Funziona abbastanza bene, ma non è retrocompatibile con i vecchi segnali in bianco e nero. Questo è un trinoscopio ed è chiamato così perché ha 3 tubi catodici, uno per ogni colore. Le immagini vengono messe insieme dal prisma. The downside of a trinoscope monitor is that for every inch you add diagonally to your screen, the volume of the cabinet increases by like the power of something like 3.5. They get huge fast. La soluzione finale fu quella di adottare dei fosfori rossi, verdi e blu per ogni pixel, con 3 cannoni elettronici che ricreassero la giusta luminosità. Il numero di linee che questi fasci elettronici creavano attraverso lo schermo è in teoria 525 ogni trentesimo di secondo. L'immagine così ottenuta non era stabile, quindi si decise di scansionarla ogni sessantesimo di secondo, prendendo prima le linee dispari e poi quelle pari. Questo è chiamato interlacciamento. Quello che si può notare guardando la TV è che il più delle volte si sta fissando uno schermo nero. L'illusione delle immagini in continuo movimento è reso possibile dalla persistenza retinica, ovvero i nostri occhi non smettono di vedere istantaneamente quando la luce non entra più nella pupilla. All'inizio pensavo che questo fosse troppo difficile da affermare, voglio dire, a un trentesimo o un sessantesimo di secondo non è estremamente veloce, ma se pensate che ogni sessantesimo di secondo vengono disegnate 262 linee e mezzo circa, sono 15.750 linee al secondo, e questo sì che è veloce. Se quindi vogliamo vedere la linea mentre viene disegnata, avremmo bisogno di riprendere a più di 15.000 frame al secondo, e questo è molto più veloce di quello che riusciamo a vedere. Per farlo userò una Phantom V2512. Vi presento la bestia. Questa mi aiuterà a creare le immagini. La risoluzione attuale di questo televisore è di circa 480 linee. È lo standard NTSC dei vecchi televisori. Quindi, quando selezionate 480p su YouTube, questo è perché è fra le opzioni. Prima che i chip per i sensori di luminosità montati sulle nostre telecamere venissero utilizzati, come poteva essere creata l'immagine per la televisione? Inizialmente si usavano le telecamere a tubi. Una delle più utilizzate era a tubi ortogonali, realizzate dalla EMI, la Emicron, che furono chiamate EMI. Il principio su cui si basa è che si usa una lente per mettere a fuoco un'immagine davanti a un tubo ortogonale, ricoperto con una sostanza fotoelettrica, e questo permette agli elettroni di aggregarsi in proporzione alla luce che lo colpisce. Gli elettroni sono spinti dentro al tubo a vuoto da un campo magnetico, dove una piastrina di vetro molto molto sottile, detta piastra di conservazione della carica, grazie a un mosaico di granuli fotosensibili, riesce a trattenere la carica elettrica. E ogni granello fotosensibile costituisce un piccolo condensatore, dove la corrente viene accumulata e immagazzinata proporzionalmente alla luce che lo colpisce. Un cannone elettronico quindi scansiona la piastrina e al suo passaggio scarica questi granuli, liberando un segnale elettrico. Questo è il modo in cui sono state create e riprodotte le immagini televisive per decenni, ma la cosa non è finita qui. All'epoca non si poteva registrare il video, e con questo intendo che lo scopo con cui era stato pensato il sistema era solo quello di trasmettere un video da un posto all'altro. Televisione letteralmente significa vedere a distanza. Non era quindi normale registrare il segnale per rivederlo dopo, come succede con un film. La cosa che mi fa impazzire è realizzare che le videocamere sono esistite per decenni prima di poterle registrare. That was the era of live broadcasting. Ma questo introduce alcuni problemi, come ad esempio che in Nord America un sacco di programmi televisivi venivano prodotti a New York e c'era un cavo coassiale che attraversava l'intera nazione per trasmettere il programma a Los Angeles, ma lo faceva all'ora sbagliata per via del fuso orario. Quindi, se a New York veniva trasmesso alle 6 o alle 7 del pomeriggio, sarebbe andato in diretta alle 3 o alle 4 del pomeriggio nella West Coast. Andava trasmesso più tardi. Com'è che facevano?
La risposta è che prendevano una cinepresa e la puntavano verso uno schermo televisivo in modo da catturare il video su pellicola. Questo veniva chiamato il telecinema e veniva portato subito a sviluppare in modo che fosse pronto per essere proiettato e ripreso dal vivo, ad esempio, 3 ore dopo. But now when I bring it back to the TV studio and stick it into the telecine, the picture doesn't look right. The lines aren't lining up right. And besides, you're trying to sample two sets of lines back together, and they don't. Questo, in breve, diventò il principale metodo per fare affari nei network televisivi e dal 1954 le televisioni, per mandare in onda più tardi i loro programmi, hanno cominciato a usare più pellicola di tutti gli studios di Hollywood messi insieme. Questo ovviamente era assurdo, costoso, un vero spreco. C'era bisogno di un metodo differente e nel 1956 venne inventata la prima registrazione a nastro funzionante. Era un'attrezzatura gigantesca e costava una fortuna. Funzionava con due nastri da un pollice e aveva una testina che girava a 14.000 giri al secondo. Andava più veloce del motore di un jet. E questa è stata la tecnologia esistente prima che il video diventasse quello che è oggi, un qualcosa per registrare e immagazzinare immagini, piuttosto che un modo per trasmettere un video da un posto all'altro. Ma è stata fatta molta strada da allora, miniaturizzando i nastri come nei sistemi VHS e Beta, oppure nei DV e mini DV, fino agli hard disk SSD. Ho saltato un po' di storia qui, ma siamo in una situazione dove il video è diventato quasi meglio della pellicola. Si può vedere che nel 2012 c'è stata un'inversione di tendenza fra chi usava la pellicola per girare i film per il cinema e chi ha cominciato a usare sistemi digitali. Quello che è successo, spiegato in parole semplici, è stato rendere possibile realizzare immagini sempre migliori. E questo ci porta a una domanda: che impatto ha avuto a livello sociale? Cosa può succedere quando la gente può condividere ogni momento della propria vita con un video? Questa parte del video è stata sponsorizzata da BH Photo Video, in assoluto uno dei miei store preferiti. Hanno un magazzino gigantesco con tutte le principali novità, attrezzature audio, video, luci e computer. Tutto quello che può servire per fare video di grande qualità e quando sono a New York ci vado di persona. L'ultima volta che ci sono stato mi serviva un gimbal perché ho visto fra i miei commenti che i miei video erano troppo mossi. Mi hanno raccomandato questo e mi ci sono trovato veramente bene. È veramente comodo, lo posso tenere con una sola mano. È veramente leggero, in parole povere è fantastico. Credo che migliorerà tantissimo la qualità delle mie immagini e quando torno qui a Los Angeles posso comprare sullo shop online perché non c'è nessun negozio come B&H Los Angeles. Questo è il motivo per cui questa camera, la Sony A7R3, che vi raccomando, l'ho comprata per mia moglie per Natale, era terminata, ma segnandovi sul sito è possibile avere una notifica e sapere quando è di nuovo disponibile. Io l'ho fatto ed è arrivata in tempo per Natale. Quindi è uno shop organizzato veramente bene. Trovate il link in descrizione. Clicca su mi piace se ti è piaciuto questo video e ovviamente grazie B&H per averlo sponsorizzato.